Buongiorno, non fate caso a quello che c'è dietro di me, perché sono panni che ho stiato ieri e non li ho messi subito a posto perché voglio far acciuccare, diciamo, un po' il vapore della stiella. Per cui li ho stirati e li ho messi tutti sul stentino e ora me li vado a sistemarli. Non l'ho fatto ancora perché mi sono messa a fare il menù. Vabbè, non si vede una ceppa. Ecco qua. Mi sono messa a fare tutto il menù per Cennaro, perché lo sapete che io mi metto e faccio il menù mensile, però me lo divido in settimane, per cui ora ho fatto il menù. Ora mi vado a fare la lista della spesa, se per mio marito e se quello che mi serve a me per la dieta, perché avevo paura che ero aumentata, invece sono stata super super brava, veramente sono stata bravissima perché non ho aumentato, anzi sono ancora diminuita di peso e questa cosa mi rende super felice. Sono 66 e 100 dopo semicotto, anzi più che semicotto, se ho ancora la foto della bilancia sul telefonino, ve la metto o prima o dopo questa clip, perché io vi faccio vedere la verità. Io mi peso, faccio la foto alla bilancia, che la blupico su Instagram e la blupico sul gruppo di Facebook di Dimagrendo Insieme, e ve la mostro anche a voi, per cui o prima o dopo questa clip verrà la foto della bilancia. Detto ciò, ora faccio la lista della spesa se per me e se per mio marito, perché oggi pomeriggio andiamo anche a fare la spesa. Ho messo le due pentole d'acqua, ora aspetto che bollino per buttarci la pasta. Io intanto mi sono già truccata, perché comunque stiamo ancora nei giorni di festa, per cui ci possono essere un po' di persone a fare la spesa. Ho deciso che come viene mangiamo e andiamo subito a fare la spesa, in modo da non trovare, diciamo, molte persone. Io mi sono fatta anche la lista della spesa, come vi ho detto nella clip precedente, eccola qua. Se per me e se per mio marito, aspetta, questa è per me e questa è per mio marito, perché comunque lo sapete, io che sono a dieta devo mangiarmi cose diverse da mio marito, che a lui magari non ci piacciono, come il pesce, il coniglio, a lui non ci piace, per cui ho deciso di fare due liste della spesa separate. Alla buon'ora delle 3:15 noi stiamo già in macchina e ci stiamo recando al primo supermercato, cioè Eurospin, come prima tappa. Andiamo lì e andiamo a fare Ciao Family! la spesa che dobbiamo fare
euro spin. Se vi chiedete perché ho, mi sono messa gli occhiali da sole, perché oggi è una bellissima giornata di sole, veramente una bellissima giornata di sole, per cui gli occhiali ci vogliono, che c'è un bellissimo sole. E nulla, noi andiamo a fare un pochino di spesa. Sì, sì, dopo tanto tempo. Dice pure sì, quando io dico un pochino. Ma che, family, già ve l'ho detto prima. Oggi faremo la mega spesa, non un pochino. La mega spesuccia andiamo a fare. Da parecchio tempo, eh. Spin, non impenterò nulla dentro perché c'è il pacchetto stracolmo di macchine e sono appena le 3:10, per cui secondo me dentro ci saranno il doppio delle persone, per cui non bloccherò. E poi sento che dobbiamo fare la mega spesa, non voglio distrarmi, per cui ci vediamo dopo fatto la spesa da Eurospin. Ciao. Fatta la seconda parte di spesa al supermercato IPC Sisa e voglio salutare a Rosa con il marito Armando. Un bacione grande grande, mi ha fatto tanto tanto piacere incontrarli, abbiamo fatto anche una bellissima chiacchierata all'interno del supermercato, non ho vloccato perché comunque sono altre persone e poi perché ci siamo messi a chiacchierare non ho pensato alla fotocamera. Però sono veramente molto felice di aver conosciuto a Rosa con il marito Armando, due persone gentilissimi e dolcissimi. Vi mando ancora un bacio, sia a Rosa che il marito Armando. Mille bacioni. Ora dobbiamo andare alla Cinepesca. Poi dal nostro amico che vende caffè e macellaio. Lui non è felice. Vabbè, sono cose che servono. Lui non è felice. Si aspetta i soldi. Io felicissima perché avrò la casa piena di cibo. Anche se sono a dieta, però avrò la casa piena di cibo. Non ci ho più passa per vedere cosa ci devo cucinare a lui, per cui lui non è felice, piccolo, lui si è cacciato i soldi.
mattini. Beh, mamma. Meteo felice, felice, felice. Qui ci sono le buste della pasta che abbiamo preso al Sisa e inoltre il resto della spesa sta dentro al cofano. Portapacari? Chiamiamolo cofano, stessa cosa. Napoletano proprio ha chiamato. Comunque, sta dentro al portapacari. Ora, ci voleva. Sono le 4. Parecchio poi c'era una spesa industriale. Sono le 4:30. Vediamo se aperti il macellaio. Penso proprio di sì. Sto prendendo prima il caffè. Tendramente apre il macellaio. Il nostro amico te caffè sta a petto. Quindi, ma facciamo da pallà. Facciamo caffè, macellaio, cine pesca. E poi. Cine casa. E poi torniamo a casa. Per cui noi ci accendiamo ancora dopo. E ancora una volta voglio salutare la Rosa con il marito a manto. Dopo. Ho appena registrato il video vuota la spesa. Infatti sta tutta la pasta qui sopra, l'olio, le fette biscottate, ci sta tutto un casino che ora me lo vado a sistemare, mentre le cose che andavano nel frigo o nel congelatore le ho già sistemate. Ora mi sistemo tutta quest'altra roba. Vi voglio far vedere queste ciotole che ho preso per l'una stella. Ce l'hanno già per l'acqua così e ho voluto prendere queste qua con diciamo il commino di gomma sotto e con l'impronta della stampina loro, 1,50 dal cinese. Ora le lavo e poi mamma ce le sta e hanno avuto il regalo della Befana, visto che il regalo di Natale le stanno già distruggendo. Per la Befana ci ho preso le ciotoline nuove. Poi ci sta anche, dov'è? Ci sta anche il prezzo, 25 euro. Mi sono presa queste pantofole della Flip Flop, come si chiamano, che sono comodissime, sono blu, sono belle comode. Io per il problema che ho alla spina dorsale, questi qua sono veramente molto comodi. Io ve li consiglio, questi qua della Flip Flop, perché sono veramente molto molto ottimi come pantofole. Per cui ora mi vado a togliere le scarpe, mi metto le pantofoline, sistemo un attimo tutta questa spessuccia e ceniamo, perché sono le 8:05 e sono andata anche dall'estetista a farmi i baffetti. Per cui non potete dire che ho i baffetti, perché tanto ormai più di tanto non vi topeso, non vi sconto, visto che avete detto di tutto e di più su di me. Le persone che mi hanno visto, che mi conoscono, che ci sentiamo con Jessica, Maria e con qualcun altro che mi scrive in privato su Instagram, lo sanno che persona sono, per cui del resto non mi interessa. Detto ciò, io ora sistemo la spesuccia.
sabato, family. Oggi continuo il mio vlog di ieri perché poi la spesa, torno a casa, sistema, cucina, questo e quell'altro. Non ho più continuato il vlog, per cui lo continueremo oggi. Sono lunedì 10. Mio marito è andato a lavoro e io ora devo sistemarmi la cucina. Per pranzo ho fatto pasta e patate a lui, bianco. Ho fatto soffriccio, portiolo, la cipollina e poi ci ho fatto cuocere le patate. Per cui noi qui la chiamiamo pasta e patate sfritte e sono buonissimi. Mentre per me mi sono fatta il dentice al forno. Mi sistemo qui come ogni sabato che si spetta e che si onora, diciamo. Il sabato sera è pizza, per cui verso le 3:30 inizierò anche a fare l'impasto della pizza. Come avete visto, ho fatto l'impasto, ora sono le 4, erano le 2:30, ho preso l'orecchio tutto al frigo così che si facesse a temperatura ambiente. Questo qua pifutus avena e noci, e mi faccio la mia menta, super sana con questo Yogurt di Eurospin. Come avete visto, ho fatto una pizza un po' diversa a mio marito. Ho fatto tipo una pagnotta
sopra l'ho tagliata per non farla gonfiare troppo, perché ci volevo fare i buchini ma non mi piaceva tanto e ho deciso di tagliarla appunto per non farla gonfiare. E ora vi faccio vedere la mia, che l'ho appena tolto dal forno. Lo sapete, la mia è piccola perché sono 200 grammi. Questo vlog termina qua. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!